Dunque, sono le 15:28 del 23 dicembre. Raffaella, con te ci sono tutti i tuoi colleghi. Pochi minuti fa voi siete stati informati di che cosa? Pochi minuti fa, dopo 6 notti e 7 giorni di occupazione, siamo stati informati che il milleproroghe, che avrebbe dovuto contenere una norma che avrebbe permesso il rinnovo dei nostri contratti, non conterrà questa norma. La cosa molto simpatica è che era stato approvato un ordine del giorno che impegnava il governo a risolvere questo problema. Sono venuti vari parlamentari, senatori del PD che hanno sostenuto i nostri amministratori locali, i nostri direttori, i quali chiedevano appunto con forza insieme a noi che i nostri contratti venissero prorogati. E subito dopo, cioè dopo meno di 24 ore, le stesse personalità sono tornate qui a dirci che dal governo non c'è apertura, non c'è la possibilità di prorogare questi contratti in essere da 5, 6, 7 anni a tempo determinato. Per cui a questo punto noi crediamo che il governo abbia l'intenzione di far morire questa città metropolitana, perché se è vero come è vero che noi siamo nelle funzioni essenziali dell'ente, se è vero come è vero che occupiamo dei posti vacanti, nel senso che non esistono altri tecnici ambientali a tempo indeterminato che rilasciano le autorizzazioni, un terzo dei cantonieri che gestiscono la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade sono precari e così via, se il governo non intende rinnovare questi contratti, evidentemente non intende erogare questi servizi a cittadini e imprese, cittadini e imprese che si trovano nella città, continuo a dire capoluogo, capitale economica d'Italia. Per cui non so cos'altro dire, a parte il fatto che noi rimaniamo qui, non intendiamo andare via, non abbiamo niente da festeggiare, rimaniamo qui il 24 dicembre, se è necessario rimaniamo qui il 31 dicembre, chiediamo a tutti gli amministratori che ci hanno sostenuto di venire qua a trascorrere queste feste natalizie insieme a noi. C'è anche una, tra le vostre responsabilità, c'è anche chi si occupa, e ne parlavo proprio con lei ieri, anzi se vieni qua così, si occupa del dismantling in Expo, quindi voi rilasciate autorizzazione a quelle società che si devono occupare di porre in essere il dismantling. Vuoi raccontarci che tipo di responsabilità, a che tipo di responsabilità voi rispondete? Sì, noi siamo in un servizio di controllo e di rilascio autorizzazioni che è il servizio rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali della città metropolitana di Milano. Adesso ci sarà in corso appunto il dismantling del sito espositivo Expo e numerosi nostri utenti che sono già autorizzati necessitano di varianti all'autorizzazione perché devono ritirare rifiuti e partecipare alle gare d'appalto, oppure nuovi utenti che intendono partecipare a queste gare d'appalto e avrebbero pronte le richieste di autorizzazione o in corso le istanze per ritirare quanto verrà asportato dal sito Expo. Faccio presente che ci sono procedure anche molto veloci che prevedono il trattamento dei rifiuti in loco, non su Expo ma di opere essenziali che erano connesse al sito Expo che non sono ancora terminate, tra cui la Brebemi, la TEM, i vari sottocollegamenti che non sono ancora terminati. Quindi c'è questa criticità di procedimenti che rimarranno non conclusi, nel senso che a questi soggetti non va rilasciato il titolo abilitativo a partecipare a gare d'appalto che gli consentono di ritirare o trattare i rifiuti provenienti dal sito Expo o legati al completamento delle opere, delle grandi opere che interessano il territorio della città metropolitana di Milano, che sono state iniziate e approvate proprio in finalità di Expo, ma che comunque sono destinate a perdurare sul territorio. Parlo della TEM, della Brebeni e dei collegamenti secondari, che non sono tutti terminati. Si parla anche dell'ampliamento del tratto A4, dove verrà realizzata la corsia dinamica, ed è in progetto la realizzazione di un impianto non ancora esistente, ma di breve interesse, perché deve essere un impianto che dura poco ma deve essere efficiente in tempi brevi per gestire i rifiuti di questa area, dove c'è l'ampliamento del tratto A4 che deve essere autorizzato in tempi lampo e quindi a breve.